Bella a tutti ragazzi e benvenuti nel 18° episodio della nostra Master League con il Livorno, signori, su PES 4. Allora, nello scorso video abbiamo sudato una qualificazione, una partita di coppa, nella semifinale abbiamo sudato, siamo riusciti a vincere ai rigori e ci siamo portati in finale, signori, abbiamo conquistato la finale della campione della coppa della seconda divisione, della Lega B, signori, ed è già un gran bel obiettivo. Prima di partire col video di oggi, vi ringrazio per i like, per i commenti precedenti e per il supporto. Io una cosa che voglio fare, signori, voglio. Ma non avevo messo già 10 minuti, eh? Ma io avevo messo 10 minuti. Perché non ha mia. Salva, cazzarola, avevo messo 10 minuti io. Ecco perché comunque le partite mi sembrava sempre che durassero poco. Ma io avevo messo 10 minuti. Ma di che cosa cazzarola? Va bene, superfluo, signori. Dettagli, dettagli. Andiamo in campo, signori. Procediamo nella partita contro il Siviglia, che oramai si è ampiamente guadagnato la Ciaramitaro e stanco, Rossetti pure. Allora, spostiamo Ciaramitaro e entra. Facciamo giocare Passoni. Facciamo giocare Daniele Vicius a posto di Rossetti, signori, che è stanco, ha bisogno di riposare. Ameli è anche stanco, però in difesa io non toccherei nulla. Abbiamo fatto dei cambi, la prima volta forse, che sostituiamo i nostri 11 titolari. Buona serata a tutti voi dal Rossetti vostro si farà magari il Rossetti, secondo tempo, allenatore così della vediamo se squadra riusciamo a farci prendere qualche Siviglia. punticino. Buongiorno. Contro il Siviglia è una partita importante, signori, perché loro ormai hanno la qualificazione in Lega A Senza di in aspetto. tasca. Noi ce la stiamo giocando con Lens, se non sbaglio. No, con Rennes, se non sbaglio. Non ho visto la classifica, non ho visto sinceramente la classifica. Abbiamo fatto l'errore di non guardare bene la classifica prima Non ci fermiamo, dell'inizio del vai. match. Guarda loro che ci pigliano. Era palesemente una presa in giro che ci ha aspettato. Freddy Sanchez tira da fuori. Loro partono subito a Sanchez ha tappo. marcato un rigore molto potente. Parto subito a tappo con Sanchez che tenta il tiro dalla distanza. La partita durerà 10 minuti, signori. Tutta la Quindi pace al abbiamo più mondo. tempo per riuscire a creare qualche azione interessante. Ci riusciremo? Non lo so. Penso di no. Penso di no, visto come è partito, perché Siviglia è partito a pallettoni, praticamente. Siviglia è partito a pallettoni, signori. Annaggia. Guarda, guarda, guarda ancora. Dai, cazzarola di una miseria. Che fortuna che ci ha avuto in questo controllo, però. Scusatemi, ma questa è fortuna, però. Allora, Siviglia gioca decisamente un calcio migliore di tutte le altre squadre. Decisamente sì. E il fatto che noi di solito abbiamo problemi con le altre squadre, col Siviglia mi fa pensare che finirà male. Il problema è che noi dovremmo riuscire a vincere, perché sennò il secondo posto non lo vediamo mai nella vita. E mi sa che non lo vedremo completamente il secondo posto nella vita. Dai, va bene, rimessa laterale, rimessa laterale. Pallone loro, qualcuno mi spiega perché è completamente solo questo, però va bene, poi me lo spiegate, me lo spiegate. No, non lo, perché questi, cioè, no, no, mamma mia. Dario Silva. Siviglia che corre, Siviglia che spinge, signori. Siviglia che spinge, Siviglia che è di un'altra categoria e si vede decisamente, non riusciamo a essere alla sua altezza. Perché mi devi levare i personaggi? Porca miseria infame, oh, porca miseria infame. Cioè io ce l'avevo su quello che ero vicino e me l'ha spostato sull'altro. Mi sono mosso perché mi aveva spostato l'altro e me l'ha rispostato di nuovo. Utaka! No, chi era? Non ho visto chi cazzarola era che ha fatto questa cagata terribile. Grande del Tongo, di nuovo, grande del Tongo. Grande del Tongo. Dimostra che ci puoi stare in panchina in questa squadra, mannaggia. Non stiamo vedendo pallone, signori. Non stiamo vedendo pallone. Sono passati solamente 19 minuti e non stiamo toccando. Non abbiamo strusciato pallone. O meglio, l'abbiamo strusciato, ma non in maniera interessante. Spazzata via con un colpo di testa. Daniele Vicius, riesci a girare più velocemente? Il cambio di traiettoria, riusciamo a farlo più velocemente? Un Orgas. Ma che cazzo di pallone è? Unorgas. Minchia, dovevi mandare in profondità l'amico Utaka. Hai fatto sta cagata terribile. Ma perché? Ma perché? Ma perché mi volete male tutti quanti? Fa
Guarda quest'altro come stoppa il pallone. Guarda quest'altro come stoppa il pallone. Utaka mio, sei arrivato come dovessi essere il salvatore di questa squadra. Dai. Ai ai ai, la vedo dura, brutta e difficile, è difficile. Purtroppo noi correndo ci abbiamo già giocato e forse ci abbiamo perso. Col Siviglia non penso che riusciremo a ottenere una vittoria. Forse se dovesse finirci bene, signori, potremmo sperare in un pareggio. Potremmo sperare in un pareggio. Daniele Vicius, se riesce a trovare lo stop. Un Orgas. Attenzione, Utaka. Ma come cazzarola si fa? Ma come cazzarola si fa? Dai. Ma come cazzarola si fa? Utaka mio. Parte il traversone al centro. Lo stacco di testa. Facci! C'è il gol? È valido, signori. Livorno in vantaggio. Livorno in vantaggio. Che ha segnato? Vargas! Dai così! Livorno in vantaggio sul Siviglia. Livorno in vantaggio sul Siviglia, non so che cazzarola è successo. Stacco di testa, nessuno ci va. E per fortuna Vargas è stato reattivo questa volta a tirarla dentro. Palla che ha sbattuto sul palo. I difensori del Siviglia si sono confusi e noi siamo riusciti a buttarla dentro. Vargas trova il gol del vantaggio sul Siviglia, signori. Proprio quello che non mi sarei completamente aspettato, minimamente. Ora siamo contenti. Non lo so, vuole farsela. No, no, ma che cazzarola è? Boh, io non le capisco certe cose, signori. Si è fatto tutta. Bravissima Amelia, la potevi prendere, però, Amelia mia. Saremmo stati tutti più tranquilli se tu l'avessi presa. Grande Daniele Vicius che riparte. Daniele Vicius che riparte. Che vedo Taka. Che cerca uno stop a seguire che non gli riesce mai nella vita, però va bene. Pallone giocato. Attenzione. Bello del Tongo. Bravo del Tongo. Che apre per Utaka, che apre per Daniele Vicius, che cerca. Chi non scatta nessuno. Non scatta Daniele Vicius, però si allarga sulla fascia. Fa partire il traversone. Utaka! Mannaggia. Attenzione, ancora il Livorno. Al 42esimo, il Livorno. Mannaggia, questa devo metterla a terra. C'avevo lo spazio. Grandissimo Gambardoni, nel posto giusto, al momento giusto. Gambardoni. Si riesce a fermarsi. Il gamba. Cerca il passaggio per Daniele Vicius per Utaka. Utaka. Fra due. Non riesce a trovare lo stimolo giusto. Finisce, signore, il primo tempo. Finisce il primo tempo. Livorno in vantaggio 1-0. Sembra strano, ma sì, siamo in vantaggio 1-0 contro il Siviglia, signori. Porca miseria, lo posso dire? Lo posso dire, mi sembra una buona affermazione. Andiamo un attimo in formazione, signore. Voglio provare a fare una cosa, signore. Utaka proprio è inguardabile. Mi date Rossetti, grazie. Sono pazzo? Sì, sono pazzo. Però, signori, preferisco. Cioè, Daniele Vicius sta giocando bene, porca miseria. Daniele Vicius si è fatto vedere. No, no. Va bene, calmo. Tienilo. Magallanes! Bello! L'abbiamo fermato bene. Attenzione, con calma. La buttano al centro, non riusciamo a liberare sul calcio di testa. Ah, Daniele Vicius non riesce a difendere benissimo. Attenzione ancora, Dani Alves. Signori, il Siviglia c'è una bella squadretta. No, 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 noi siamo, ricordo a tutti che noi siamo il Livorno. Un Orgas però recupera un gran pallone. Cercato Rossetti, che cerca Daniele Vicius, che l'allarga sulla fascia per Gambardoni, che l'apre per. Mannaggia. Grandissimo questo intervento. Passoni. Gira su se stesso e si chiede lo spazio per cercare. Mannaggia. Attenzione. Buono questo. Buonissimo questo 1-2. Trova l'inserimento. Il tiro. No, l'ha tirata alta. L'ha tirata alta. Rossetti mio. Bellissimo questo inserimento. Mamma mia, come l'ha tirata alta. Rossetti mio. Questi sono palloni che poi ci mangeremo. Queste sono azioni che ci mangeremo dopo. Calma, relax. Però siamo riusciti a creare delle buone azioni. Dacci, vacci tu, mannaggia. Calma,
calma, calma. No, mamma mia, che bruttissimo pallone. Passoni, passoni, passoni. Un orgas. No, un orgas mio. Ma questi hanno comunque il turbo messo, signori. Io non vorrei di... Ma questo qua non è questione di... Dai così, bravissimo, bravissimo Passoni. Grande partita anche da parte di Passoni, che ritrova la titolarità. Via. Bravi, un orgas, con calma. Ha cercato Passoni che non riesce a liberarsi del pallone subito. Dai, valla a chiudere, bravissimo. Un orgas. Fuori David, dentro Fernando. Non ho letto bene tutto il nome, perché ero intento a capire questa azione che sta... Aia, fuori. Buono così, grandissimo l'anticipo. Ah, lancialo. Vai Rossetti, tu credici? Sì, ha provato a crossarla. Non c'era un fallo di mano? No. Provato a crossarla. No, perché ti sei fermato? Questi hanno ste sciabolate morbide. Riesci a fermare? No, mamma mia, Amelia, cosa ha parato. Fuori Magagliani, c'è dentro Baptista. Bene, signori. È appena entrato Baptista. Grandissima Amelia, calma, tienila lì. Oppure lancia la lungo subito. Daniele Vicius che prova a saltare di testa, non ci riesce. Siviglia riconquista la palla, la dovevo tenere. Dai, gli sei passato davanti, ma porca miseria infame. Passoni per Daniele Vicius. Cerca il movimento di un orgas che non riesce però. Non è abbastanza attivo. Dai! Era in vantaggio il mio, signori. Stai scherzando che gli ha dato fallo? Cioè, sta scherzando che gli ha dato fallo? Ma dai. Aia. C'è qualcuno dei miei che è disposto a difendere? No. Calma, Giulio Baptista. Tienilo. No, parte il traversone. Attenzione, Amelia. Mamma mia, signori, era dentro sto pallone. Non so cosa sia successo, ma era dentro. Però va bene. Rinvio lungo di Amelia che non vuole rischiare. Daniele Vicius un po' strattonato. Riesce comunque a tornare sul pallone. Daniele Vicius vede Passoni che vede Rossetti, che però non è attivo nel movimento. Vacci tu, cazzarola. Bravo così. Teniamola, signori. Teniamola. Fuori sta palla. Grandissimo Passoni nel movimento. Passoni. Niente da fare. Combattuto, ma... Dammelo ancora, cazzarola. Mi deve cambiare automaticamente il personaggio. Ma se era mia, l'ho presa io di testa. Com'è che l'ha presa? L'ha passata a lui, 83esimo. Me lo dai l'esterno? No, non me lo dai l'esterno. No, va bene. Fuori. Evita il calcio d'angolo. Non ci riusciamo. Ah no, era rimesso. Mamma mia, a momenti gli regalavo il calcio d'angolo praticamente. Calma, relax, signori. 85esimo, sono tre punti troppo importanti per non pensare. Mannaggia, dovevo semplicemente tenerla. No, bellissimo. Facci, buttala sotto. No. Cosa si è mangiato Dario Silva? Ma voi avete visto? Cioè, è stato fatto proprio... Cioè, guarda. Cioè, i miei centrali si sono allargati senza motivo. Ottantanovesimo. Calma, relax. Questo era fallo, però. Questo era fottutamente fallo. Io non lo vorrei dire, ma questo era un fottutissimo fallo. Siamo stati fortunati finora. E dai, così. Finisce! Signori, vinciamo 1-0. Livorno batte Siviglia 1-0. Mamma mia. Cioè, loro andavano a 200 all'ora, signori.
Porca miseria, porca miseria, porca miseria, porca miseria, dai così, dai così. Abbiamo vinto la partita che forse pensavo meno vincibile di tutte. Però siamo riusciti a vincere. In tutto questo, il Mainz ha battuto il Getafe, il Rennes ha vinto. Quindi, non una vittoria che ci fa rimanere attaccati al Rennes, ma non ci fa tornare secondo in classifica a due partite dalla fine, signori. A due partite dalla fine. Amelia, qua intanto piano piano salgono tutti. Ceremitaro non sale già più. Ottimo, ottimo. Ah, non ha giocato Ceremitaro, scusate. Unorgas ha giocato bene. Utaka. Rossetti sale di performance. Va bene. Sale qualcun altro? No. Va bene così, va bene così. Signori, importantissimo questo risultato. Bene così. Che dirvi? Tre punti importanti che ci fanno accorciare sul Siviglia, ma non ci fanno posizione in campionato master. Siamo sempre terzi a un punto dal Rennes. Purtroppo con il Rennes non abbiamo più lo scontro diretto e abbiamo le ultime due partite in campionato, signori. Va bene, ce le suderemo. Ci suderemo questi match. Cercando di ottenere il secondo posto, signori. Ci proveremo. Ma detto questo, io vi ringrazio per questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Vi ricordo di iscrivervi sempre al canale e noi ci vediamo sempre qui per un altro appuntamento nei prossimi giorni. Bella raga, ciao!